Stiamo tutti aspettando la definizione di questa legge di bilancio. Volevo chiederle che tempi prevede perché si definiscano, come dire, anche le grandi misure come il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni e quindi anche, diciamo, il famoso, famigerato ormai numerino del deficit su cui, insomma, molto si scrive e si dice, però, insomma, si aspetta ancora una parola chiara. Stiamo, come sapete, siamo anche in pieno periodo di approvazione del disegno di legge sul bilancio e quindi stiamo valutando tutti gli emendamenti e ovviamente sto lavorando a tempo pieno con per quanto riguarda l'interlocuzione con le istituzioni europee. Mi concedo delle pause ben giustificate come questa. Ma ormai ci stiamo lavorando a tempo pieno, ci ho lavorato tutto da questa mattina, ci continuiamo a lavorare questa sera, domani. Io credo che nel volgere di qualche giorno avremo un ulteriore passaggio con le istituzioni europee e quindi confido di poter pervenire a quello che è il mio massimo auspicio, il mio grande obiettivo, cioè di pervenire a una soluzione condivisa. C'è la possibilità che il deficit possa scendere al di sotto del 2%? Non sto lavorando a questo obiettivo, le rispondo in questi termini. Mi concedo allora uno scarto. Una deviazione rispetto a quello che è il normale e fisiologico svolgimento di una conferenza stampa e vi leggo così una poesia. Sono immobile eppure mi muovo. Corro, volo, salto, mi innalzo con la mia fantasia e raggiungo vette altissime. Da lì vedo la mia voglia di rivincite, l'autenticità di essere me stesso. Lontano da quel che sono, ma vicino alla mia pura sensibilità. A volte vedo gli altri correre da fermi con i pensieri inariditi, che fingono di capirmi con il loro falso compianto di chi non vola più o peggio non ha mai volato. Dalla mia sedia a ruote spuntano ali, faccio capriole nella mente, mi piaccio. E capisco che è meglio avere un corpo senza corpo che una testa senza testa. Buon lavoro. Presidente. Presidente, come intende rispondere a Boccia che dice... Sì. Boccia ha detto che deve convincere i suoi vicepremier a tagliare 4 miliardi Grazie. oppure si dimetta. Aveva domande da fare. Grazie. Lei l'ente? Questa è la È uscita dopo, conferenza. È uscita Presidente. dopo. Cosa è uscita dopo? Questa La dichiarazione di notizia. Boccia. Boccia dice Allora non l'ho letta. convinca i suoi vicepremier a tagliare 4 miliardi o si dimetta. Cosa risponde a Boccia, Presidente? Cosa risponde a Boccia, Presidente di Confindustria? Presidente. Non è...